Potete aprire le vostre Bibbie, libro della Genesi, quindi il primo libro dell'Antico Testamento, al capitolo 39. Stasera vedremo il capitolo 39. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Col lume celeste, previenici sempre e ovunque, Padre, perché accogliamo con degno affetto e contempliamo con sguardo puro il mistero di cui ci rendi partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamo chiesto al Signore il lume celeste, quindi un po' di luce per capire la sua parola. E adesso, per entrare nel testo che leggeremo stasera, lascio la parola a Francesco che fa un breve riassunto della volta scorsa, così ci rimentalizziamo un po' sulla situazione. Prima di partire con la sintesi brevissima, voglio dire una cosa, che perché questo ciclo di incontri possa essere efficace, diciamo così, possa incontrare delle persone pronte ad accogliere quello che saranno i frutti che il Signore vorrà mettere sulla nostra strada, sarebbe anche importante che ciascuno in qualche modo facesse una sorta di ricognizione su di sé, sul proprio vissuto, e mettesse a fuoco quelle che trova come le sue prigionie. Questo è un cammino sulla prigionia nella scrittura, e allora se uno ha messo in luce una propria prigionia o più di una, ecco che allora la parola di Dio forse ha anche qualcosa di estremamente personale da suggerire. L'altra volta eravamo partiti dal capitolo 37 della Genesi, dove c'è l'inizio della storia di Giuseppe, l'undicesimo di 12 fratelli, figlio di Giacobbe, che è il figlio prediletto di questo padre, Giacobbe, detto anche Israele, e viene visto male dagli altri fratelli anche perché questa predilezione del padre è diventata un regalo a questo figlio, che è una tunica molto bella, molto vistosa, che in qualche modo lo ha messo in cattiva luce davanti agli altri fratelli, al punto tale che i fratelli, una volta che erano andati a pascolare le greggi, vedendolo arrivare, decidono di farlo fuori e in realtà poi passano a più miti consigli, cioè decidono di venderlo a una carovana di commercianti che andavano in Egitto. E quindi questa prima parte della storia di Giuseppe ci ha mostrato Giuseppe prigioniero dei fratelli, messo dentro una cisterna che gli ha consentito poi di scampare dalla morte perché è stato poi venduto a questi commercianti. Perché i fratelli erano arrivati a questa decisione di volerlo fare fuori, di volerlo ammazzare? Questa era una domanda e la risposta l'avevamo vista l'altra volta, notando che c'erano dentro questa famiglia, ci sono dentro questa famiglia, dei rapporti malati. Al punto tale che la parola tra i vari personaggi di questa storia dentro questa famiglia, la parola veniva lasciata in balia di questa bestia feroce, se vi ricordate, che è una citazione biblica all'inizio della Genesi. Il Signore dice a Caino: domina quella bestia feroce che è nel tuo cuore, perché quello è il peccato, è la bramosia che ti porta a compiere il peccato. Ecco, i vari personaggi nel peccato, nella bramosia e nel veder male per invidia questo fratello decidono di in qualche modo farlo fuori. In questo modo le relazioni familiari fondamentali, primordiali, sono già diciamo messe in cattiva luce. È una famiglia con vari problemi, ma questo ci dice che tante famiglie, anche noi nelle nostre, abbiamo dei problemi, non siamo mai puri e al di fuori di queste dinamiche. C'è un colpevole in questa vicenda? Apparentemente uno si schiera con il protagonista, con Giuseppe, però dentro i giochi di relazione dei personaggi i colpevoli sono tutti. Ed è interessante come l'uso della parola, cioè del fatto che
come le parole sono usate dai vari personaggi, ci mostri questa serie di relazioni che sono bloccate fino ad arrivare al tentativo di omicidio. In tutto questo abbiamo visto che Dio non parla, non dice alcuna parola, però c'è una progressione dentro la storia. C'è Giuseppe che, pur essendo il preferito del padre, viene mandato dal padre con questo mandato: vai a trovare i tuoi fratelli. E Giuseppe va oltre questo mandato. Se vi ricordate, Giuseppe arriva a Sichem, dove pensava che i suoi fratelli dovevano essere per pascolare le greggi, ma lì non li trova. E c'è questa figura, un estraneo, che gli chiede: chi cerchi? Una domanda che ritorna tante volte nella storia nella scrittura e anche nei Vangeli. Vi ricordate quando Gesù ai due discepoli di Giovanni Battista che lo seguivano chiede: cosa cercate? Ecco, chi cerchi? E Giuseppe si spinge oltre il mandato del padre, cercava i fratelli, questo gli dice che sono andati 20 km più a nord, lui va, poteva tornarsene a casa, invece decide di andare oltre il mandato del padre, di uscire un po' dal ruolo del prediletto, al limite potremmo anche dire, per iniziare questa esperienza. E oggi andiamo avanti nella lettura delle vicende di Giuseppe. Leggiamo allora il capitolo 39. Ci fermiamo un po' prima, ci fermiamo al versetto 20 del capitolo 39. Giuseppe era stato portato in Egitto e Potifar, eunuco del faraone, comandante delle guardie, un egiziano, lo acquistò da quegli ismaeliti che l'avevano condotto laggiù. Il Signore fu con Giuseppe. A lui tutto riusciva bene e rimase nella casa dell'egiziano suo padrone. Il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che il Signore faceva riuscire per mano sua quanto egli intraprendeva. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale. Anzi, quello lo nominò suo maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi. Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell'egiziano grazie a Giuseppe, e la benedizione del Signore fu su quanto aveva, sia in casa sia nella campagna. Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di nulla se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto. Dopo questi fatti, la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: coricati con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Lui stesso non conta più su di me in questa casa. Non mi ha proibito nient'altro se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? E benché giorno dopo giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso, egli non accettò di coricarsi insieme per unirsi a lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c'era alcuno dei domestici. Ella lo afferrò per la veste, dicendo: coricati con me. Ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e se ne andò fuori. Allora lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro: guardate, ci ha condotto in casa un ebreo per divertirsi con noi. Mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. Egli, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me, è fuggito e se n'è andato fuori. Ed ella pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa. Allora gli disse le stesse cose: quel servo ebreo che tu ci hai condotto in casa mi si è accostato per divertirsi con me, ma appena io ho gridato e ho chiamato ha abbandonato la veste presso di me ed è fuggito fuori. Il padrone, all'udire le parole che sua moglie gli ripeteva, proprio così mi ha fatto il tuo servo, si accese di ira. Il padrone prese Giuseppe e lo mise nella prigione, dove erano detenuti i carcerati del re.
Allora, è bella questa storia, vi piace? È scritta proprio bene, sembra un romanzo, cioè non sembra, è come fosse veramente un romanzo dentro la scrittura, no? Fa, come dire, fa gara con le serie televisive, amori, tradimenti, donne sposate che ci provano, questo che è stato venduto. E la cosa più interessante è che attraverso questa vicenda, no? Lo spirito ci invita a conoscere Dio e quindi a conoscere questa realtà che è sempre eccedente rispetto alle nostre idee su di lui, no? Quindi dobbiamo sempre, come dire, questo lavoro che facciamo un po' di scavo, di bottega sui testi, ci serve per diffidare dalle immagini di Dio che ci portiamo dentro e per renderci invece ricettivi e accoglienti di quel che la rivelazione un po' ci comunica. Va bene. Allora, entriamo nel testo. Giuseppe è stato portato in Egitto e Potifar, eunuco del faraone, comandante delle guardie, lo ha acquistato. E nella vecchia traduzione della Bibbia non c'era scritto eunuco, c'era scritto funzionario. E la parola in ebraico in realtà vuol dire entrambe le cose. E sapete, nelle corti insomma antiche l'imperatore aveva il suo harem e quindi era opportuno averci un luogotenente, un funzionario che stesse con le sue donne senza approfittarne, quindi per questo che il termine ebraico che è seris si può tradurre sia con eunuco che funzionario, perché le due cose coincidevano. Quindi Giuseppe, ormai la vicenda ha preso una piega molto pesante, è stato venduto, è da solo, è uno schiavo e viene acquistato da Potifar, questo funzionario probabilmente eunuco. Cosa succede? Che, versetto 2, il Signore fu con Giuseppe, a lui tutto riusciva bene. Il suo padrone si accorge che il Signore è con lui e che il Signore gli fa riuscire tutto quello che fa. Così Giuseppe trova grazia ai suoi occhi, anzi quello lo nomina maggiordomo e gli dà in mano tutto. Guardate, da quando lo aveva fatto maggiordomo, il Signore benedisse la casa dell'egiziano grazie a Giuseppe e la benedizione del Signore fu su quanto aveva sia in casa sia in campagna. Cioè Giuseppe è diventato il luogotenente, cioè il servo di questo Potifar, e tutto quello che fa è una meraviglia, fiorisce sia in casa che in campagna, per cui Potifar gli lascia praticamente in mano tutto, no? Gli dà tutti i suoi averi, tutto nelle sue mani. Cos'è la benedizione? Cioè, un lettore della Bibbia che abbia iniziato a leggere la Genesi dal capitolo 1 e sia arrivato a questo punto, che cosa sa della benedizione? Per un lettore della Bibbia che abbia iniziato dall'inizio e sia arrivato fin qui, la benedizione che cos'è? La benedizione, nei primi capitoli della Bibbia, è qualcosa che appartiene solo a Dio ed è ciò che fa proliferare gli animali e poi gli uomini. Nel capitolo 12, però, c'è uno step molto significativo, cioè inizia la storia di Dio con Abramo e Dio dice ad Abramo, ve lo ricordate? Se volete prenderlo ve lo leggo, è il capitolo 12 di Genesi, versetto 1. Il Signore dice a Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Guardate, farò di te una grande benedizione, una grande nazione, e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome, possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Cioè Dio dice ad Abramo: vai. Dove? Nel posto che ti dirò. Qui non gli dice: prendi il treno delle 7:45 a Vignola, scendi a Bologna, cambia, poi prendi l'Intercity, scendi a Roma, poi... Gli dice: vai, fidati, io poi te lo mostrerò.
Abramo si fida di questo e Dio gli dice: se tu vai, io ti benedico e di te faccio benedizione per tutti. Ti faccio diventare una grande nazione e attraverso di te benedico tutti. Tu cosa devi fare? Ti devi fidare di me. Quindi Abramo si stacca dalla casa di suo padre. Il padre di Abramo, il papà di Abramo era ancora vivo quando Abramo esce dalla casa di suo padre. Quando Abramo esce, fidandosi di Dio, la benedizione di Dio è su di lui. E questa benedizione è per tutti. Come Abramo, vediamo la vicenda di Giuseppe. Giuseppe è uscito dalla casa del padre. E non volendo, è stato venduto, è stato buttato prima nella buca, poi comprato, poi rivenduto. Quindi lui si è separato dal padre e dalla casa di suo padre. Ma la benedizione di suo nonno Abramo, del suo bisnonno, scusate, vi ricordate, no? Abramo ha un figlio che si chiama Isacco, che ha un figlio che si chiama Giacobbe, che ha 12 figli, tra cui Giuseppe. Quindi il papà di Giuseppe è Giacobbe, il nonno è Isacco, il bisnonno è Abramo. La benedizione del suo bisnonno è su di lui. E come il suo bisnonno è divenuto benedizione quando ha lasciato la casa di suo padre, cioè quando si è separato per diventare un'entità a sé stante, così anche nella vicenda di Giuseppe vediamo che quando si separa dalla casa di suo padre diventa benedizione per la casa dell'egiziano. E come suo bisnonno Abramo è diventato benedizione per tutti i popoli della terra, perché Dio, facendo questo patto, questa amicizia con Abramo, non è che aveva in mente solamente di privilegiare il popolo di diciamo che sarebbe uscito dalle sue da lui, dalla sua discendenza, ma ha detto chiaramente: io in te benedirò tutti i popoli della terra. Il piano di Dio è aver cura di tutta la terra, è tutta un, diciamo, tutti i suoi creatori, tutti i suoi figli, no? Questo piano si sta realizzando in Giuseppe. E infatti Giuseppe cos'è che sta benedicendo attraverso il suo lavoro e la sua vita? La casa di Potifar, che è egiziano. E cosa succede ancora? Succede che quando Giuseppe si stacca diventa benedizione. E questa benedizione, quando è riconosciuta nella fattispecie da Potifar, automaticamente diventa benedizione. E quindi la casa di Potifar prolifera, tutto è benedetto in campagna, fuori, Potifar si fida, gli lascia tutto. Quando è che invece la benedizione non funziona, cioè non è tale per gli altri? Per un lettore della Bibbia che è arrivato a questo punto, sono due i casi essenzialmente in cui la benedizione non funziona. O quando c'è una cupidigia, una bramosia che impedisce al piano del Signore di fiorire, come è stato il caso di Eva, Adamo ed Eva, poi torniamo, oppure quando c'è il caso dell'invidia. E questo uno come noi, che ha letto i primi capitoli, già l'ha visto nella vicenda di Caino, no? I frutti di Abele proliferavano, Caino per invidia gli si è opposto, ma l'abbiamo visto anche l'altra volta, i fratelli di Giuseppe per invidia lo hanno voluto far fuori. Ok, quindi la cupidigia e l'invidia, poi torniamo su questi due argomenti, sono ciò che possono impedire il proliferare, lo sbocciare della benedizione di Dio. Quindi Giuseppe ha lasciato la sua terra, ha lasciato i suoi familiari in silenzio e staccandosi sta consentendo però alla benedizione di operare in lui e di operare nella casa dell'egiziano. Tutto quello che fa fiorisce. E siccome Potifar non è invidioso, ma anzi lo incoraggia, allora la casa di Potifar prolifera e si arricchisce. Versetto 4. Così Potifar lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di nulla se non del cibo che mangiava. Va bene? Cioè Potifar è diventato, praticamente si è messo le pantofole e gira in vestaglia tra la camera da letto, la dispensa e la cucina, cioè si va a cucinare gli spaghetti, no? Mangia, poi torna
a vedersi la televisione in camera da letto, perché tutto il resto gliel'ha lasciato a Giuseppe. Attenzione, a questo punto Giuseppe ci viene arricchita la sua descrizione di qualche dettaglio in più. Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto, esattamente come questo. No. Allora, Giuseppe quindi non solo è benedetto, ma anche nella sua apparenza è bello. Ma questo, noi che abbiamo letto la Bibbia fino a qui, non ci sorprende, perché noi sappiamo che Giuseppe è il figlio di Rachele, che era prediletta da Giacobbe perché era una bella signorita. Va bene, quindi Giuseppe è assolutamente il dominatore incontrastato a casa di Potifar, che si occupa solamente dei suoi spaghetti, quindi frigorifero, fornelli e camera da letto. E Giuseppe, voi capite bene che poteva fare quello che gli pareva in questa casa. Potifar si occupava solamente del cibo, quindi evidentemente Giuseppe scorrazzava, gestiva, regolava e poteva fare quello che gli pareva. A questo punto la moglie del padrone, che mise gli occhi su Giuseppe, gli disse: coricati con me. Ora, noi sappiamo che il padrone forse era eunuco, quindi nei confronti di questa donna abbiamo anche un po' di comprensione, no? Dico bene, cioè, poveretta, è sposata con un eunuco, capiamo, questo ragazzo è bello, tutto gli funziona, lei ci prova. Ma Giuseppe rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutto. Lui stesso non conta più di me in questa casa, non mi ha proibito nient'altro se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questa roba e peccare contro Dio? E benché giorno dopo giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso, quindi le faceva delle avances in continuazione, giorno dopo giorno, soli loro, perché tanto quell'altro stava chiuso, no, a farsi gli spaghetti, egli non accettò di coricarsi insieme per unirsi a lei. Allora, io prima ho menzionato la bramosia o cupidigia. Questa scena che abbiamo appena letto, per noi che conosciamo un po' di Bibbia fino a questo punto, ci fa venire in mente la vicenda di Adam, che è l'uomo. Adam, sapete, in ebraico vuol dire l'uomo, l'umanità. Adam e la sua donna Eva. A loro era permesso fare tutto e potevano mangiare tutto, tranne il frutto di un albero. Porca miseria, no? Se non che la loro bramosia, cioè la loro appunto cupidigia, il desiderio che hanno avuto dentro, li ha fatti contravvenire a quest'unico senso del limite. Cioè, il fatto dell'albero da non toccare è il fatto del limite. Adesso, anche qui, noi che abbiamo letto la Bibbia fino a questo punto, ci ricordiamo che Dio all'inizio dei tempi che cosa fa? In principio Dio creò il cielo, eh? Cosa fa? E disse sia la luce. Quindi l'attività di Dio è un'attività di separazione. La prima cosa che Dio fa è separa il giorno dalla notte, quindi la luce dal buio, giorno e notte, poi le acque di sopra da quelle di sotto, poi sulla terra le acque dalla terra, i mari, e poi inizia a distinguere le specie di vegetali, le specie di animali, fino ad arrivare. Cioè l'attività di Dio è mettere dei limiti, dei confini, delle separazioni e fare ordine. Nel momento in cui Adamo ed Eva non accettano l'unico confine che gli è stato posto, no? Entrano in una sorta di mania di onnipotenza. Ma noi sappiamo che una persona che non faccia i conti con il proprio limite è un folle. Quando è che non si fanno i conti col proprio limite? Quando ci si lascia muovere dalla bramosia, cioè da ciò che ci fa vedere l'altro o come un oggetto, no? Desiderare l'altro come un oggetto. Oppure la bramosia è ciò che ci fa servire dell'altro, e di nuovo come se fosse un oggetto. Oppure la bramosia è ciò che ci fa usare, vedere l'altro come un avversario. Di nuovo, l'altro in tutti questi casi lo stiamo spersonalizzando.
ne facciamo un oggetto, un articolo da consumare o da servirsene o da avversare. La bramosia ha spinto Adamo ed Eva a superare l'unico limite che avevano, no? Per servirsi di quello che Dio gli aveva lasciato, cioè che gli aveva chiesto in realtà di non utilizzare. Questo stesso problema è quello che ha la donna, con la moglie di Potifar, con Giuseppe, e con il quale è il problema con il quale Giuseppe si deve confrontare. Cioè Giuseppe, come Adamo ed Eva, c'ha casa libera, come i vostri figli, Stefano, quando voi andate fuori 2 o 3 giorni, c'ha casa libera, può fare tutto, no? C'è solo una cosa che... no, nella mia stanza non c'è entrare, voi direte ai vostri figli, non so. C'è solo quel limite. La bramosia gli impedisce ad Adamo ed Eva di fermarsi e fare i conti col limite. Nel caso di Giuseppe abbiamo l'anti Adamo ed Eva. Cioè Giuseppe è colui che in questa situazione si vuole fermare, non vuole usare l'altro come un oggetto del suo desiderio, o come uno strumento, come un oggetto, perché magari era una bella donna, gli sarebbe piaciuto, o come uno strumento per sostituirsi attraverso di lei a Potifar, visto che già aveva tutta la padronanza della casa completamente consegnata. Giuseppe, quindi, vediamo che è l'anti-Potifar, è l'anti-Adamo, e lui che tranquillamente, avendo tutto in mano, poteva starci e andare con questa donna, si rifiuta di farlo. Qui vediamo che Giuseppe ha avuto un progresso rispetto all'ultima volta che ci siamo visti a fare questa lettura. Cioè l'altra volta, se vi ricordate, Giuseppe era un ragazzetto che parlava male dei suoi fratelli al padre e che non sapeva relazionarsi con loro, ma poi abbiamo visto che venduto è rimasto in silenzio, e fino adesso è stato in silenzio. Cioè Giuseppe probabilmente ha avuto una progressione interiore, si è reso conto che cercare di dominare, come voleva fare la volta scorsa sui fratelli, non lo aiutava, non risolveva, non favoriva il dialogo in quella famiglia, no? Le relazioni in quella famiglia. Lui che cercava i fratelli in realtà si è fatto rifiutare da loro. Quindi forse ha capito qualcosa, e in questa situazione adesso cambia la strategia. Non ci sta a mettersi al di sopra di Potifar. Non ci sta. È molto bello, no? Quindi non vuole trasgredire l'unico limite che gli è stato imposto. Non si vuole mettere al di sopra di Potifar. Se non che arriviamo al versetto 11. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c'era alcuno dei domestici. Quindi inizia a salire la suspense, non c'è nessuno dei domestici. Cosa succederà? Giuseppe è decisamente imprudente, potremmo dire. Cioè, sai che non ci sono i domestici, non ci andare. Stai nei tuoi appartamenti, non ci andare, no? Quella che chissà cosa ti fa, ti salta addosso, ti strappa i vestiti. Però mi sembra molto affascinante. Voi pensate, adesso faccio un salto, però ci serve per capire. Gesù, che girava con delle donne, non si era mai visto un rabbì che girava con delle donne. Non si è forse esposto anche lui a dei misunderstanding? Tant'è che il codice da Vinci, ancora dopo 2000 anni, ci dice che c'era la tresca con la Maddalena, eh? Cioè si è esposto chiaramente a delle interpretazioni malevole, maligne. Ma perché? Perché chi è mosso dallo spirito è audace, mi verrebbe da dire. Cioè, l'uomo di fede, un San Francesco, no? Una Madre Teresa di Calcutta, non è gente che si ferma di no, perché lì poi rischio, c'è un pericolo, oddio, cosa penseranno gli altri di me? Capite? Cioè, un Paolo di Tarso, un uomo che è una donna toccata dallo spirito, ma non si ferma per paura di quel che diranno gli altri, oddio, c'è un pericolo. Cioè, c'è un fuoco dentro che lo arde e sfida anche il pericolo, perché c'è in ballo qualcosa che vale più del pericolo. Cioè, non gli basta una vita fatta di pantofole e televisione, no? Si è acceso dallo spirito, ha un motivo per cui addirittura può perderla la sua vita. Quindi mi sembra qui di vedere proprio un bel invito al coraggio. E infatti si butta a capofitto nel pericolo, perché ella, versetto 12, lo afferrò per la veste, dicendo: coricati con me.
ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e se ne andò fuori. Quindi vediamo, no? Giuseppe, portatore della benedizione, che fa benedire tutto attraverso la sua presenza, che era partito dall'alto, era il figlio prediletto del padre, poi è sceso assolutamente in basso, venduto come schiavo, poi è risalito su, luogotenente del funzionario del faraone. Finalmente si stava un po', come dire, godendo la sua situazione, si arriva a mettere in una situazione molto complessa. Cioè la benedizione di Dio a questo punto dov'è, ci potremmo chiedere? La benedizione di Dio non passa al di là della storia, ma ci sta dentro. Quindi non passa al di là delle insidie, delle difficoltà, delle nostre libertà, no? Ma ci sta dentro. La benedizione di Dio stava su Giuseppe anche lì, quando è tentato, anche lì, quando questa donna gli tende l'insidia. Giuseppe lascia alla donna la veste e se ne va. Vedete com'è ben costruito questo racconto? Quando Giuseppe era a casa, il simbolo della predilezione di suo padre era la veste. Quando Giuseppe è stato buttato nella buca, nella cisterna, è stato spogliato della veste, quindi è rimasto nudo. Adesso Potifar lo ha rivestito di una veste che ne manifestava la configurazione come servo prediletto. E di nuovo Giuseppe, pur di non contravvenire al limite, è pronto a rimanere nudo, un po' come era Adamo prima del peccato, un po' come capita a Gesù, che pur di non venir meno alla sua amicizia per noi si fa spogliare nudo sulla croce, no? E i soldati lì sotto si giocano a dadi la sua veste. Vedete, qui c'è un forte richiamo alla figura di Giuseppe, che è una figura estremamente, come dire, prefigurativa di Gesù. Qui c'è una cosa forse che potremmo anche chiederci, no? Cioè se per la nostra vita, se ci sono delle vesti che forse noi dovremmo lasciare in mano a qualcuno, pur di non perdere la relazione col Signore, pur di non perdere, come dire, la percezione della bramosia e della cupidigia, pur di fermarci prima di superare il limite. Una veste magari di compiacenza a qualcuno, o una veste di alleanza con qualcuno che magari si fa guidare dalla cupidigia. Va bene, allora, quindi c'è questo discorso, Giuseppe lascia la veste e scappa. E Giuseppe è stato coraggioso nell'andare nonostante la situazione ed è deciso nel fuggire, proprio diversamente, no? Da Eva, che si lascia abbindolare dal dialogo con il serpente. Questo volevo solamente per dire questa cosa, che questo gioco di richiami che tante volte possiamo riconoscere dentro la scrittura è molto molto importante. Qui siamo all'inizio del primo libro della scrittura e abbiamo già visto l'altra volta che il papà di Giuseppe meditava, custodiva nel suo cuore alcune cose. È la stessa identica espressione che Luca prende nel Vangelo quando parla di Maria. E la citazione a cui facevo riferimento prima, ma se pensate anche domenica scorsa, la prima lettura di domenica era il diluvio, e poi nella seconda lettura Pietro prende il diluvio come immagine del battesimo. Tutte queste rimpalli, potremmo dire, questo gioco di figure che anticipano e spiegano allo stesso tempo qualcosa, è molto importante, e dice come gli stessi Vangeli non siano frutto così solamente dell'inventiva degli autori, ma come gli autori possedevano molto bene tutta la tradizione che li ha preceduti. E la scrittura infatti si spiega alla luce della scrittura. Ecco, solamente questa la notazione che volevo fare. Forse è una cosa che possiamo aggiungere ancora, no? Per esempio, allora, oggi cos'è, venerdì? Domenica ci sarà la lettura del brano della Trasfigurazione, no? Gesù si trova sul monte a parlare con Mosè ed Elia, cioè
con la legge, Mosè nella tradizione è colui che dà la legge, ed Elia che è la profezia. Cioè, per capire Gesù bisogna conoscere la legge e la profezia. Un altro così spunto: Gesù nel Vangelo di Luca, Gesù risorto, la prima cosa che fa Gesù risorto, sapete qual è? Compare accanto ai due di Emmaus e gli spiega le scritture. È la prima cosa che fa Gesù risorto. Cioè, per dire che quello che diceva Francesco, no? È Gesù stesso ad abilitarci a farlo. Cioè, cercare i segni della sua presenza, i segni della sua logica nell'Antico Testamento, che poi diventano palesi e manifesti nel Nuovo, ma sono disseminati e celati nell'Antico. Va bene, allora andiamo avanti con la nostra storia. Perdonate, una cosa che ho dimenticato e che secondo me è importante è questa. Quando prima dicevo Giuseppe è benedetto e fa, rende benedizione le cose che fa, questo è ciò che Dio aveva accordato in qualche modo e concordato con Abramo. Ma prima ancora era chiara, come dire, l'alleanza di Dio con l'uomo, con Adamo e poi con Noè. Cioè, è chiaro che Dio c'ha proprio un intento buono nei confronti della realtà. Capite? Cioè, Dio la vuol benedire, la vuol rendere bella, far fruttificare. E succede che i suoi piani si vanno a incontrare un po' invece con delle dinamiche che l'uomo in qualche modo vanifica. Questo è un po' quello che la scrittura ci consegna, no? Adamo che viola il limite datogli per una cupidigia e poi via dicendo. Allora, eravamo al versetto 13. Allora lei, la signora, la moglie di Potifar, vedendo che Giuseppe le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito, chiamò i suoi domestici e disse: guardate, ci ha condotto in casa un ebreo per divertirsi con noi. Mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. Egli, appena sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me, è fuggito e se n'è andato fuori. Allora, vedete, è interessante, no? Cosa fa questa donna? Capovolge assolutamente la realtà. Capovolge tutto. E che cosa fa però? Prima si trova tra le mani questo vestito. Lui è scappato nudo, eh? A quel punto la sua brama di Giuseppe diventa odio nei confronti di Giuseppe. Chiama i servi e inizia a parlare con i servi male di suo marito. Guardate, chiamò i suoi domestici e disse: guardate, ci ha condotto in casa un ebreo per divertirsi con noi. Chi è che l'ha condotto questo ebreo? Potifar. Quindi lei con chi è che se la sta prendendo? Con suo marito. E con chi è che parla di suo marito? Con i servi. E guardate, ebreo, l'ebreo con cui se la prende, non lo chiama un servo come voi, non lo chiama per nome, un ebreo, no? Come dire, scatena anche la sua violenza contro quello che è diverso, contro quello che è straniero. Quindi un magma, un marasma di sentimenti negativi che qua scoppiano e inizia a fare leva sulla gelosia dei servi. Perché questo era l'ultimo arrivato e subito è diventato il primo a casa del padrone. Quindi sta facendo lei proprio leva sui sentimenti più bassi, su quelli che abbiamo visto l'altra volta nei fratelli di Giuseppe. Il male, per noi che abbiamo letto la Bibbia fino a qui, è chiaro che è diffusivo. Cioè quello che è il primo peccato, la violazione di un precettino tutto sommato piccolo, non mangiare quel frutto, diventa, è come se fosse un rigagnolo piccolo piccolo, diventa un fiume. Il figlio di quei due uccide il fratello, Caino uccide Abele. Vi chiedo di prendere la Bibbia al capitolo 4, capitolo Genesi, capitolo 4, versetto 23, anzi diciamo versetto 17. Caino conobbe sua moglie che concepì e partorì Enoch. Caino, Enoch. Poi bla 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 bla. A Enoch nacque Irad,
Irad generò Mekuyael e Mekuyael generò Metusael. Caino, Enoch, Irad, Mekuyael, Metusael e Metusael generò Lamech. 6 generazioni da Caino, 7 da Adamo. Alla 7ª generazione da Adamo c'è Lamech. Guardate questo Lamech cosa dice. Andate al versetto 23. Lamech disse alle mogli: ad Essilla, ascoltate le mie voci. Mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Cioè, il male che è iniziato con il contravvenire al comando del frutto è diventato un omicidio nella seconda generazione. Dopo 7 generazioni diventa, non lo so, la mafia più Cosa Nostra, più l'Ndrangheta, più la Sacra Corona, tutti insieme. Mi ha fatto una scalfettura, ci ho ucciso la famiglia, no? Una roba del genere. Capite? Non c'è più limite. E guardate che in quest'ottica, quando nella scrittura, no, con la legge si dirà occhio per occhio, dente per dente, che noi vediamo come una cosa superata, come una cosa barbara, in realtà si mette un limite. Cioè, se uno ti ha fatto una scalfittura, non gli ammazzi la famiglia, gli fa una scalfittura, ti fermi lì. Capite? Il male, di sua natura, è diffusivo. Quando tu fai il male a qualcuno, quello si perpetra. È per questo che Dio non lo vuole. Ed è per questo che bisogna... Cosa fa l'agnello di Dio? Lo prende su di sé, lo spezza. L'agnello di Dio lo blocca al male. Se lo prende su di sé e basta. Se no questa spirale non finisce più. E il perdono, di cui è una cosa molto ancora cristiana, cattolica, adesso insomma Giuseppe non ci sta parlando di questo, però vi sto facendo vedere il punto d'arrivo è quello. Adesso torniamo al nostro buon Giuseppe e alla signora che lo ha insidiato. Quindi lei cosa fa? Accusa Giuseppe e Addimira il marito. Addimira il marito e fa leva sui sentimenti beceri dei servi. Di fronte a tutto questo, Giuseppe rimane in silenzio. Non dice una parola, come prima con i suoi fratelli. Qui c'è un'altra dinamica, secondo me, interessante, proprio da un punto di vista, come dire, umano, antropologico, ordinario. Cioè, la donna chiama i servi, gli fa vedere la veste, capovolge tutti i fatti. Lei, dall'amore bramoso per quest'uomo, passa all'odio che detesta in modo incredibile. E che cosa fa? Inizia, si è inventata una balla gigantesca, cioè una trasposizione dei fatti a sua, come dire, tutela, e inizia a ripeterla. Non è quello che capita anche a noi, alle nostre famiglie, quando uno fa un sbaglio, un errore, se non lo confessa, se non dice porca miseria, ho sbagliato, perdonami, si inizia a costruire dei castelli per difendersi, ripetendo versioni, e ripetendole poi a chi? Non all'interessato. Aspetta, tuo marito arriverà, glielo dici. No, a tutti, a chiunque capita, ai servi. Capite? Cioè, proprio la natura del male come si diffonde. Vabbè. Ed ella pose accanto a sé la veste di lui, sembra una leonessa, no? Che si mette questa veste accanto, finché il marito venne a casa. Di nuovo la veste, vedete come torna. Questo segno di qualcosa che Giuseppe ha saputo lasciare, rischiando la nudità e rischiando l'accusa. Quando lui arriva finalmente, lei gli disse le stesse cose. Quel servo ebreo, prima era un ebreo, adesso è un servo ebreo, che tu ci hai condotto in casa, mi sei accostato, eccetera, eccetera, eccetera. Colpevolizza quindi prima il marito, poi Giuseppe, e continua a ripetere la sua versione che sballa tutto. Cioè, il rifiuto di Giuseppe, in un certo senso potremmo dire, le ha rimandato, come dire, il senso di colpevolezza per il suo appetito sfrenato, no? Perché lei, abbiamo detto, è proprio l'emblema di una sorta di nuova Eva che non ci sta a rispettare il limite. Lei è assolutamente infelice perché c'ha un desiderio frustrato. E di fronte a questo desiderio frustrato ne vuol venire fuori facendola pagare a Giuseppe. Quindi ci starebbe,
molto tranquillamente che, come in tutti i film americani, lo scopo dell'eroe è farla pagare al cattivo. Cioè che Giuseppe adesso si vendichi e gliela faccia pagare. No, tutti i film americani, quasi, un buon 90%, sono la vendetta del buono contro il cattivo. Giuseppe si rifiuta di stare a questa logica. Questo è bellissimo, questo è veramente cristico, cioè è proprio, ci sta parlando di una sapienza che lui ci mostrerà. Cioè Giuseppe non ci sta a ripagare il male col male, la violenza con la violenza, ma spezza questo circolo. No, cioè questa donna, accusando Giuseppe, pensa in un certo senso che l'infelicità di lui la potrebbe mettere a posto. Ma può l'infelicità di un altro mettere a posto me? Scusate, se io sto già soffrendo per i cavoli miei e la faccio pagare a Roberto, ma poi potrò stare meglio perché lui la paga? Capite? E quanto spesso, no, questa logica in realtà ci abita. Quindi Giuseppe tace, non ci sta. A questo punto il padrone, all'udire le parole che sua moglie gli ripeteva, proprio così mi ha fatto il tuo servo, l'ebreo, il tuo servo ebreo, il tuo servo, Potifar si accende d'ira. Prende Giuseppe e lo sbatte in prigione. E là egli rimase in prigione. Questa è, non so se avete fatto caso anche a questa cosa, no? Cioè come il razzismo si insinua nelle frustrazioni di questa donna. Va bene, allora siamo arrivati alla prigionia. La volta scorsa avevamo visto una prigionia fatta di abbandono e gelosia e prigionia fatta di mancanza di relazioni. Giuseppe era stato solamente venduto, era uno schiavo. Questa volta invece vediamo che va proprio in prigione. Però c'è un particolare ancora, anzi due particolari sui quali vorrei brevemente che ci soffermassimo. Allora, il primo è il versetto 20, guardate. Così egli rimase in prigione. Guardate come continua il testo. Ma il Signore fu con Giuseppe. Cioè la benedizione di Dio, abbiamo detto, non mette Giuseppe al riparo da situazioni problematiche e anche molto svantaggiose. Ma la benedizione di Dio non viene meno. E Dio dov'è quando Giuseppe è in prigione? È con lui. E Dio dov'è quando noi soffriamo, magari ingiustamente, come Giuseppe? Magari anche un po' colpevolmente. Tutta la storia di Giuseppe, anche se lui è cresciuto, è iniziata in qualche modo dalle sue magagne, cioè dai suoi errori. Dov'è Dio? È con il povero. È con colui che è messo in prigione. Prima di tirare le somme di questo racconto, vi inviterei un secondo a prendere il capitolo 41. Mi sono segnato il versetto, ma adesso ve lo dico. 41, versetto 45. Allora, prima vi spoilerò la storia fino a questo punto. Cioè, cosa succede? Giuseppe, dalla prigione, quindi al punto più basso, in prigione conoscerà due altri funzionari del faraone, e dopo aver trascorso un congruo periodo in prigione, dove lui va a finire assolutamente innocente questa volta, mentre la prima volta la sua prigionia è frutto anche del suo peccato, questa volta è innocente Giuseppe. Bene, nel punto più basso, cioè in prigione, conoscerà due funzionari del re, ai quali interpreterà i sogni. Questa esperienza farà sì che quando il faraone sogna, uno di questi due funzionari si ricorderà di Giuseppe e dirà: ah, per la miseria, perché nessuno lo interpreta. Siccome nessuno sapeva interpretare il sogno del faraone, questo dice: ma c'è in carcere uno che è un fenomeno con i sogni, molto lo chiamo. E quindi chiama Giuseppe. Giuseppe, potete leggervi, sono dei capitoli bellissimi, diventerà il luogotenente del faraone. Cioè la relazione che Giuseppe aveva con Potifar la instaura col faraone, che gli lascia tutto in mano. Vi ho spoilerato il testo, perché? Perché è interessantissima, la prigionia di Giuseppe sarà l'occasione per entrare in contatto con coloro che lo renderanno
luogotenente del faraone. Quindi al punto più basso Giuseppe salirà al punto più alto, grazie alla prigionia. Innocente. Allora, abbiamo già tirato un po' le somme. Nella prigionia Dio dov'era? Con Giuseppe. E attraverso la prigionia Dio cosa fa? Lo rende luogotenente del faraone. E questo cosa vuol dire? Beh, nel prosieguo della storia, questo vuol dire che si abbatte su tutto il Medio Oriente una carestia terribile. La famiglia di Giuseppe, dalla terra di Canaan, va a cercare il cibo. Dove? In Egitto. E quando Giuseppe finalmente incontrerà i suoi fratelli, gli dirà: ma mi sa che voi vi sentite un po' in colpa per me, eh? Però non vi preoccupate. Tutto questo l'ha voluto il Signore, perché attraverso me sta salvando voi e tutto il popolo eletto. Cioè, la prigionia di Giuseppe diventerà la salvezza di tutto il popolo ebraico. Capite? Allora, la volta scorsa, come dire, avevamo visto una prigionia colpevole che ha fruttato un distacco dal padre, quindi la benedizione. Questa volta abbiamo visto una prigionia innocente che frutterà la salvezza per un sacco di gente. Adesso però volevo farvi vedere un altro particolare interessante. Cioè, capitolo 41, versetto 45, il faraone, quindi siamo già quando Giuseppe è un fenomeno, è accanto al faraone, si è già comprato una macchina grossa, quindi Giuseppe, il faraone chiama Giuseppe Safnat Paneah e gli dà in moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliopoli. Cioè, salta fuori un altro che ha un nome molto simile a Potifar. In ebraico è quasi lo stesso nome, questo Potifera, Potifar, è quasi lo stesso. Cioè, per un orecchio attento non può non venire un messaggio. Cioè, sembra quasi suggerirci il testo che Giuseppe, che accoglie quel male senza rivoltargliesi contro, quindi in qualche modo apre delle porte a una riconciliazione, fa chiudere il cerchio e quel Potifar gli darà sua figlia. Cioè, Giuseppe non ha steso la mano per prendergli la moglie, Potifar gli dà la figlia. Capite? Quando si entra nella logica di spezzare il male e quindi di non restituire male al male, c'è una fecondità che viene aperta, sembra dirci il testo. Cioè, uno potrebbe obiettare: ma come, non era un eunuco, non aveva figli? Ma non è questa l'obiezione, è il senso, è quello che il testo ci sta restituendo. Il testo ci mette lì un segnale per dirci quello che ha appena detto padre Paolo, ecco. Cioè, sono spunti, certo. Mi dire, c'è un salmo che dice: una parola ha detto Dio, due ne udite. E i rabbini dicono: questo vuol dire che la parola di Dio si espone sempre a una molteplicità di letture. Va bene, allora vi lascio, come anche l'altra volta, spero che vi interessi questa cosa, vi lascerei quattro spunti per chi si è iscritto al gruppo su WhatsApp, poi la Bebba ve li invierà anche, quindi non abbiate, come dire, angustia di doverli scrivere. Però quattro spunti per la riflessione personale. Il primo è pensando a Potifar. Vi ricordate, Potifar all'inizio di tutta la vicenda riconosceva che Giuseppe era un uomo benedetto, e riconoscendo la benedizione in lui, la benedizione raggiungeva anche lui. E allora qui il primo spunto può essere questo, no? Cioè, noi quando vediamo qualcuno benedetto, come ci accostiamo? Come i fratelli di Giuseppe, gelosi che lo vogliono far fuori? Come la moglie di Potifar, gelosa che o sei mio, bramosia, oppure come Potifar, che riconoscendo la benedizione la fa fruttare anche per casa sua. E questo, no, è il senso della benedizione che Dio dava ad Adamo, a Noè e ad Abramo. Secondo spunto riguarda la moglie di Potifar. Cioè, alla fine questa poveretta, guardate, cioè, la scrittura ce la mette di fronte, perché chi di noi non ha delle bramosie? Chi di noi
non ci sono dei limiti di fronte ai quali vorrebbe allungare la mano. Allora la scrittura ci fa un servizio enorme, cioè quello di metterci davanti dei personaggi per leggerci dentro. Quindi la moglie di Potifar ci potrebbe essere utile per chiederci, noi conosciamo la nostra o le nostre bramosie, addirittura ci capita di detestare o desiderare o voler usare qualcuno per la nostra bramosia. Questa è un'esperienza che ogni volta che la facciamo al passivo ci fa abbastanza schifo, no? Cioè, quando quella persona non vedi mai, non senti mai, ti chiama, perché? Perché vuole un favore. Cioè, un amico lo può fare, cioè, se è un amico mio è chiaro che puoi chiedermi il favore, per carità. Ma se tu ti fai vivo solo per usarmi, per beneficiare delle mie prestazioni, no, ci lascia proprio male. Perché? Beh, perché la viviamo al passivo. E quindi se, la domanda che ci possiamo fare è, la viviamo all'attivo questa cosa, cioè usare gli altri? Poi il terzo punto e il quarto invece riguardano Giuseppe. Quindi Giuseppe come uno che non approfitta, ma lascia la veste e scappa. Ci sono situazioni o vesti che dovremmo lasciare per rimanere liberi e non farci imprigionare da delle bramosie? E infine il quarto ed ultimo punto, Giuseppe che si rifiuta di controbattere alla donna. Ma che questo è... Ci sono delle situazioni, no, nelle quali forse anche a noi starebbe non entrare nel gioco del male, aggiungendo dolore a dolore, ma prendendo su di sé magari il dolore dell'altro, che è quello che fa l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo. E in questo, no, Giuseppe sembra dirci che la lotta contro il male non è con le armi del male, ma segue un'altra via che è più lenta, forse è meno spettacolare, ma certamente più sicura. E quindi la domanda per noi può essere: come ci poniamo noi di fronte al male subito o al male fatto? Ecco, non so se non ci sono domande, questioni. C'è il Mario Placci che ha alzato la... il padre Mario. Non ci siamo preparati, non è una gag che abbiamo preparato prima. Ah, aspetta Mario, vieni al microfono, vieni qua. Vieni qua così. Qui, vieni così in palleggio di un po'. Scusate. Se segui ti puoi anche toglierla. Ah, vabbè. Allora, la prima che mi ha colpito è questa, e cioè che questo Potifar, leggo proprio i versetti, il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che il Signore faceva riuscire per mano sua quanto egli intraprendeva. Questo Potifar è un egiziano. Cioè, quindi non è un ebreo, non conosce il Signore, probabilmente, per non dire sicuramente, è un politeista, cioè nella sua testa ci sono tanti dei, nella sua religiosità. Però la scrittura ci dice che questo Potifar, vedendo Giuseppe, non dice questo è uno che ci sa fare, dice che questo è uno benedetto da Dio. Cioè riconosce l'azione della grazia di Dio su di lui. Non dice dopo che si converte, che cambia religione, cioè lui resta della sua religiosità, ma riconosce che in questo Giuseppe c'è un'azione di Dio che lo rende superiore. Questo cosa mi ha fatto pensare? Che l'uomo, l'essere umano, ha questa facoltà. E per cui ti chiedevo di dire qualcosa, nel senso che
io posso essere lontano da Dio, posso essere anche di un'altra religione, ma di fronte a certi comportamenti, di fronte a certe realtà, io posso riconoscere razionalmente, perché qui è un'azione razionale. Poi magari tu, padre Paolo, con il testo, cioè riconoscere che lì c'è qualcos'altro, ci viene la grazia di Dio, tanto più che il testo dice poi che Dio lo benedice, ma lui non cambia religione, cioè lui constata questa cosa. La cosa mi ha colpito molto, perché viviamo in un tempo dove abbandonare la religione è facilissimo, no? Anzi, l'Italia non è più cristiana. Di fronte a questo testo, questo politeista, come dire, riconosce la grazia di Dio. E solo per questo dà un potere così grande a questo tizio. Ok, quindi ti chiedo così di... Cioè, lo dico perché io come sacerdote sono anche chiamato a convertire le persone, però ovviamente, però chi mi vede, chi ci vede, forse dovrebbe vedere qualcos'altro. Io non sono Giuseppe, però insomma, dice, ma qui c'è qualcos'altro che muove queste persone. E l'altra cosa è una considerazione che mi ha colpito subito, ed è questa. Ed è la bellezza. Cioè, questo è un grandissimo tema, la bellezza. La scrittura ci dice che Giuseppe era bello, però ci dice due parole che ti chiedo di entrarci un po' più dentro, perché dice era bello di forma e attraente di aspetto. Cioè, come dire, sottolinea molto questa bellezza. Io bello di forma e attraente di aspetto, mi sbaglio, però ho pensato alla creazione dell'uomo, immagine e somiglianza di Dio. Ci dà due termini per dare questa immagine e somiglianza di Dio. E qui sulla bellezza ci mette due indicazioni: bello di forma, che non so com'è il testo ebraico, sarebbe interessante, e attraente di aspetto, che mi sembrano sinonime, ma se li mette tutti e due è importante che ci siano tutti e due. Però la caratteristica è che era bello. Non è secondario questa cosa qua. Scusate. Allora, sì, sulla bellezza io non ho molto da dire, nel senso che... No, non ho delle risposte, ecco, semplicemente tracciare due direzioni, ecco, tracciarei due direzioni. Allora, la prima è questa. Il piano di Dio è di fare alleanza con tutti, e quindi in Abramo lui trova uno finalmente, Dio trova uno finalmente disponibile a quello che lui chiede. Cioè, secondo me Dio, quando ha incontrato Abramo, ha stappato una boccia di champagne. Finalmente uno che si fida di me, perché è questo quello che chiede. E attraverso Abramo vuole arrivare a tutti. E quindi il fatto dell'egiziano è chiaro, cioè ci dice che la benedizione di Dio, no? Che è una benedizione... Dio, quando nella Genesi benedice, fa un'operazione che è molteplice, cioè benedicendo, come si dice? Prendo il testo. Nei primi capitoli fa le specie, sia di vegetali che di animali, fa le specie. Quindi la sua benedizione corrisponde a una abbondanza di qualità. Poi gli dice di moltiplicarsi, e quindi la benedizione corrisponde a un'abbondanza di quantità, e poi gli dice di riempire, quindi c'è una varietà. La benedizione di Dio ha a che fare con tutto questo, capite? E quindi è qualcosa, è il piano di Dio che voleva far arrivare questo a tutti noi. Voleva darci una vita piena, bella, significativa, gustosa, e quindi lo fa attraverso il gioco delle nostre libertà, che si dispongono in qualche modo a rispettare il limite
e le separazioni che lui ha posto. Se noi ci stiamo, è bellissimo, quello è egiziano, non si è mica convertito, non si è manco fatto circoncidere, no? Anzi, e Dio lo benedice. Cioè la logica, non so se nel Vangelo Gesù, donna, la tua fede, in Israele non ho trovato una fede così. Cioè, tanti, come dire, limiti, no? In qualche modo ecclesiali, religiosi, che noi spesso poniamo, sembra che a Dio non siano così significativi nel momento in cui uno riconosce la benedizione, nel momento in cui uno entra nella fede, che è qualcosa di un po' più ampio. Probabilmente non ho risposto a quello che dicevi te, Mario, però rimando il testo, cioè rimando sul fatto che riconoscere la benedizione è la cosa più grande. E per noi, viceversa, che noi siamo nel gioco della benedizione, per noi il gioco è rispettare il limite, stare al di qua della cupidigia e fidarci di Dio, no? Per poter diventare benedizione. Se noi non lo facciamo, non diamo opportunità agli altri di riconoscere la benedizione e di entrare nell'alleanza con Dio. L'altra cosa invece sulla bellezza, molto bello quello che dicevi te, e probabilmente sì, io adesso non ho guardato il, cioè non mi ricordo il testo in ebraico, quando dice che lui era bello di forma e attraente d'aspetto. Aspettate un secondo, lo guardo anche subito. Però in linea di massima possiamo dire che evidentemente è funzionale alla narrazione, cioè la spiegazione della bramosia di questa donna ha a che fare con la bellezza di Giuseppe e ha a che fare... Eva che cosa vedeva? Che il frutto era buono da mangiare e desiderabile di aspetto. Anche lì c'erano due aggettivi. Buono da mangiare e desiderabile di aspetto. Tra l'altro, se vuoi... Gradevole agli occhi. Ah, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare. Se voi andate a vedere anche questa è una cosa molto interessante, quando Dio fa tutti gli alberi, sono tutti belli... Questa sarebbe una cosa da vedere velocissimamente, non voglio abusare della vostra pazienza, ma... Allora, nel capitolo 3 c'è il dialogo del serpente con la donna. La donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Ma se voi guardate il versetto 9 del capitolo 3 della Genesi, no, pardon, buono da mangiare. Se voi guardate prima, quando Dio fa gli alberi, come sono gli alberi che Dio fa? Versetto 9 del capitolo 2. Il Signore fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi. Come sono? Graditi alla vista e buoni da mangiare. Cioè lì si vede che il serpente li suggestiona. Ma pensate anche a questa cosa. Se mangerai diventerai come Dio. Ma scusa... Sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio, sono già come Dio. Capite? Cioè il serpente insinua delle ambiguità su delle realtà che erano già date. E sto andando però fuori rispetto alla questione di Mario, quindi mi sembra che questo doppio senso della bellezza, da una parte è funzionale alla narrazione, la donna ci prova perché è un gran bel giovane. In secondo luogo ci racconta che Giuseppe è proprio il figlio di Rachele, che era bella. Anche qui c'è un rimando, me lo sono segnato, se volete ve lo segnalo anche. Cioè, si dice di capitolo 29, versetto 17 di Genesi, ci viene detto com'era Rachele. Lì aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era... bella di forme e avvenente di aspetto. Quindi, uno, funziona il racconto, due, è veramente figlio di sua madre, tre, ci apre il gioco della comprensione con la storia di Adamo ed Eva, in cui quel frutto era segnato da molteplici aggettivi, e ci rimanda in qualche modo poi alle nostre ricerche di bellezza. Cosa dite? Chiudiamo?
Elena, basta, non ce ne può più. Va bene. Va bene, allora chiudiamo con una preghiera. Chiudiamo una preghiera affidandoci a un'altra donna che diversamente da Eva o dalla moglie di Potifar in qualche modo ha saputo stare nel limite, nella fatica del limite. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona serata a tutti, buona... alla prossima. Tra 2 settimane vedremo, forse in presenza, forse no, comunque attraverso Beba vi informiamo. Ciao a tutti, buona serata. Grazie anche a te, anche a voi. Ebbene, adesso ci vediamo.